Il cardo viene coltivato a Nizza Monferrato e la lavorazione che gli facciamo avviene piantato a maggio. E poi viene diradato e viene legato verso metà di settembre, verso la metà del mese di settembre vengono alzate le foglie e viene legato. Poi gli si scava una fossa vicino in modo che viene coricato, stando attenti a non rompergli la radice, e viene ricoperto di terra. Lo teniamo poi circa una ventina, trentina di giorni sottoterra, al buio, in modo che la clorofilla si trasformi in amido. Così diventa dolce e non è filamentoso, perde tutti i filamenti, comunque rimane tenero. Principalmente qua da noi viene mangiato crudo in bagna cauda, che è il piatto tipico piemontese, o se no si può comunque far cuocere, sbollentare una ventina di minuti e poi condirlo con della fonduta, saltarlo in padella con del parmigiano, o se no gratinare al forno, farlo fritto. Ci sono molti modi per cucinarlo.